Questo è il tema per il quale oggi i metalmeccanici unitariamente Finfiom e Uim stanno facendo sciopero. Stanno facendo sciopero perché l'intera comunità, le istituzioni, il mondo delle imprese si deve rendere conto di questo contesto. Caldo venerdì di sciopero ad Arezzo, anche qui i metalmeccanici hanno incrociato le braccia per dire no allo sblocco dei licenziamenti. Siamo in una fase di forte trasformazione per la transizione digitale, tecnologica, ma soprattutto gli effetti postumi della pandemia, come per esempio l'approvvigionamento della materia prima. Dentro a questa grande operazione di trasformazione, quello che ci aspettiamo è una riorganizzazione complessiva del sistema di imprese e che questo possa produrre poi, come si è visto in altri territori a giro per l'Italia, non ultimo anche la provincia di Firenze o la CKN, situazioni che si possono rilevare drammatiche da un punto di vista sociale e per la tenuta appunto dei livelli occupazionali. Una mobilitazione di fronte alla prefettura aretina e poi due ore di sciopero proclamate da FIOM, FILM e WILM. Le nostre preoccupazioni è che si scateni una serie di licenziamenti inaudita, perché un po' perché le aziende sono in difficoltà, nonostante quello che ne dice il governo, ma ci sono ancora dei settori, l'orafo è plenamente in difficoltà, ma ci sono anche altri settori legati per esempio alla moda, alle minuterie metalliche, anche sulla zona d'Arezzo e del Valdarno ci sono tante piccole aziende e non vorremmo che queste, se magari un po' per difficoltà e un po' perché si approfittano del momento, vanno a licenziare lavoratori e noi magari come sindacato, soprattutto negli ambienti più piccoli, non riusciamo neanche a intervenire. Problemi indotti dal rallentamento delle produzioni a livello internazionale causato anche dall'emergenza Covid. Necessaria dunque, secondo i sindacati, una svolta del sistema produttivo. Noi chiediamo che ci sia una presa di posizione forte da parte del governo che innanzitutto chieda il rispetto del protocollo. C'è stato un protocollo che è stato firmato da tutte le parti sociali dove si chiedeva che prima si utilizzasse gli ammortizzatori sociali e poi eventualmente si procedesse alla risoluzione del rapporto di lavoro. Questo non è stato rispettato, tra l'altro anche in malo modo. Qui abbiamo la CKN che è l'esempio lampante, per cui noi chiediamo che ci sia prima di tutto un rispetto di quel protocollo e che il governo lo chieda. Dopodiché che ci sia anche un percorso con tutte le parti sociali perché le risorse pubbliche che sono legate al PNRR possano in un percorso di gestione collettiva, quindi con tutte le parti sociali, mettere al centro della discussione non soltanto la trasformazione del mondo del lavoro dal punto di vista tecnologico ma anche proprio del lavoratore stesso.